ultra sensibile, i gradi di inclinazione qui dello sterzo sarebbero tipo 15. Mamma mia. Mamma mia. Ok ragazzi, allora intanto ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi, allora, devo fare una premessa. Quindi niente ragazzi, per il momento non ho postazione, non ho nulla, quindi non posso guidare, non posso, insomma, sono un po' così e quindi vabbè, continuate a seguirmi perché ci sono grosse novità. Allora, mi sono lanciato la sfida di tornare agli anni, ai primi anni quando sono usciti i primi giochi di simulazione a provare a guidare con la tastiera. Allora, è fattibile oggi fare qualche giro con la tastiera? Proviamo con Assetto Corsa Competizione, magari lo propongo con altri giochi, però proviamo con Assetto Corsa Competizione, anche se c'ho il gamepad, però il gamepad, insomma, lo hanno previsto, diciamo, i programmatori, ma la tastiera, ragazzi, poca sensibilità, appena si tocca il tasto, soprattutto dello sterzo, le ruote girano direttamente così. Quindi vi propongo questa sfida. Allora, io ho scelto la Ferrari 488 GT3 Evo e l'autodromo Enzo e Dina Ferrari a Imola, che è un circuito che mi piace tanto, e faccio un paio di giri su questo circuito e vediamo se si riesce a guidare ovviamente con la tastiera. Ho messo la doppia inquadratura così riuscite a seguire quello che faccio con i tasti molto semplici, acceleratore, freno, sinistra e destra, passo le marce, scalo, stop, non c'è altro, retrovisori, eccetera eccetera, non esiste. Quindi facciamo partire il gioco, vediamo questa sfida interessante, molto retro che mi piace tanto, vediamo, perché purtroppo non ho altre soluzioni per potermi divertire. Allora, come vedete, appena tocco il tasto, subito il volante si muove. Allora, acceleriamo, andiamo. Mamma mia, che ultrasensibile. I gradi di inclinazione qui dello sterzo sarebbero tipo 15. Mamma mia. Quindi vediamo, uscita. Poi bisogna far riscaldare le gomme, passare le marce. Rimaniamo concentrati. Mamma mia, che sottosterzo. Già la Ferrari è sottosterzante poi con i tasti. Ovviamente non guardate le performance, ragazzi, eh. Bisogna trovare la tecnica. Mamma mia. Cioè, ragazzi, il passo indietro è mostruoso. Sensazioni zero. Immagino una gara così. Come facevamo prima? Eppure ci divertivamo, ragazzi, eh. E tanto pure. Però. Cioè, guardate che controllo che devo fare con. Però, vabbè, a parte il fatto che c'ha un sottosterzo particolare, cioè particolare esagerato, proprio perché quando vai a girare dovrei forse abbassare la sensibilità, però è improponibile, insomma, ai giorni nostri è improponibile, ragazzi. Però una cosa da dire è che comunque ti danno la possibilità di girare con Assetto Corsa Competizione anche con la tastiera, per chi non ha un volante. Però è ovvio che non si sente nulla, cioè. La bellezza del simulatore oggi è proprio quello che ti trasmette alle mani, insomma, il contatto con l'asfalto. Allora voi direte, ovvio Fabri, ci stai facendo. Sì, però quando uno non si ritrova nella situazione di essere senza volante, cioè uno lo apprezza il volante quando non ce l'ha. Però un giro l'ho fatto, eh.
ovviamente traction control al massimo. Non ho fatto setup niente, solo per provare ed effettivamente. Però richiede una sensibilità, un approccio completamente diverso, cioè nel senso c'è un anticipo pazzesco da fare perché si rischia sempre di andare in sottosterzo, si rischia sempre insomma che la macchina si giri, qui non hai diritto all'errore, non puoi correggere con la stessa sensibilità che potresti avere con un volante e con una pedaliera, ovviamente sempre, però cioè, il simulatore si presta comunque. Io sono curioso di vedere con gli altri simulatori se si può fare. Oh ragazzi, ho fatto un giro. Ovvio che è rosso perché sono uscito e quindi non me l'ha conteggiato, però 1,52,6,55 a Imola con la tastiera, senza setup, senza nulla, così. Lasciala scorrere. Allora, ragazzi, io direi di finirla qua. Oh, era una sfida molto interessante. Posso affermare che, certo, con un divertimento sicuramente molto meno interessante che con un volante, Assetto Corsa Competizione si lascia guidare con una tastiera. Ragazzi, distruggete quel tasto iscriviti al canale. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un pollice in su. Era un po' per condividere con voi questa esperienza bizzarra che ci riporta negli anni passati, soprattutto per chi ha la mia età. E magari riproporrò se vi è piaciuta questa sfida con un altro simulatore. Da Fabrizio è tutto, se non ci vediamo vi auguro un buon Natale, pieno di gioia, serenità e di pace. Un abbraccio, ciao!